Nessuno saprà mai cosa abbia impedito a Emily Caldwin di diventare la marionetta di Delilah. Nessuno tranne l'esterno, che osserva tutto, segue i propri oscuri pensieri e parla ogni generazione. Le nostre scelte influenzano qualcuno, sempre. Prima o poi, in modi non prevedibili, dovremo subirne le conseguenze. Sono venuto a Dunwall da Sir Conos a 16 anni e ho vissuto da assassino, tra i pochi a sentire la voce dell'esterno. Ho ucciso un'imperatrice, ma ho salvato la figlia, che un giorno governerà l'impero. È stata una mia scelta. Sono pronto a tutto. Pagherai per ciò che hai fatto, Jessamy! Ho un'altra sorpresa per te. Risparmiami. Uccisa l'imperatrice e rapita la figlia. Qualcosa in me si è spezzato. Ora voglio solo andarmene da questa città ed essere dimenticato dai suoi abitanti. Non voglio più uccidere. La mia vita è nelle tue mani. Ora scegli. Una supplica eloquente per un uomo che si è macchiato di sangue innocente. È un vero peccato che Corvo non conosca la storia, giusto? Di come sei riuscito ad attraversare la prigione di Coldridge come un'ombra. Di come hai sfidato le insidie sotterranee di Dunwall e ne sei uscito illeso. E hai superato in astuzia una delle streghe più potenti. Tutto con grazia e abilità. Di come hai salvato Emily Caldwin, figlia primogenita dell'imperatrice. E nessuno lo saprà mai. Ma quale sarà la fine di Daud, il mercenario, l'assassino, il salvatore dell'impero? E ora tocca a Corvo. Dovrai ucciderti per ciò che hai fatto. Vattene.